Bene, siamo in fase di ripartenza. Andiamo a mettere a posto. Ho fatto colazione. No, ho bevuto il caffè perché non abbiamo colazione. Ci fermeremo al bar. Ho fatto la doccia, ma guardate che posto. Guardate qua, grano turco. Scusate l'accappatoio. Che posto carino. Sanni, pronto a ripartire, quasi pronto. Alcuni sono già partiti stamani, presto, altri ancora restano, però noi dobbiamo impacchettare e muoverci verso la cetaia. Ma quest'area di servizio, quest'area camper è davvero carina. Com'è che si chiama quest'area? Mutina, Mutina. mutina, mutina. Vicino Modena, cioè no, sulla tangenziale di Modena. Ve la consiglio. Siamo andati alla cetaia Giusti, le visite iniziano alle 11:50. Troppo tardi per noi perché dobbiamo essere a Milano, ci vogliono circa 2 ore, per le 2 più o meno dobbiamo essere a Milano, anche prima, verso l'una, 1:30. Piazzare il camper in area sosta e poi andare in centro, per cui ci vuole un po'. E la signorina della cetaia ci ha consigliato di venire qua a questo caseificio che si chiama Quattro Madonne, ma le visite, indovinate un po', iniziano alle 10:45, sempre troppo tardi per noi. Quindi abbiamo fatto un giro nello spaccio, abbiamo comprato un po' di parmigiano invecchiato 36 mesi, realizzato qua, ha un aspetto fantastico. La signora ci ha spiegato tutto, come viene fatto, la lavorazione, le ricotta, il tosone, eccetera, eccetera. Gentilissima, però niente, il destino ci porta a Milano. Andiamo verso Milano, non c'è niente da fare, Modena non ci vuole. Ciao, a dopo! Ragazzi, fa veramente caldo, ma caldo caldo. C'è un po' di vento, ma fa caldo lo stesso. Adesso sushi. Sono le 3 e abbiamo fame. Guardate là, come i soldatini. Suora con iPad. Suora con telefono, suora con... Scegli? Io credo la buffa. No, il prime burger. Cosa c'è dentro? Insalata iceberg, pomodorini conditi, cipolla caramellata, julienne di avocado, formaggio emmental e uova alla piastra. Oh wow! Fresca di Andi, cime di rapa, mousse di pecorino, formaggio Emmental.
che vedete alle nostre spalle è un cinema, in teoria, dove ti fanno vedere l'Italia in 20 minuti a 360 gradi, quindi è un cinema non 3D ma proprio circolare a 360 gradi, e si viaggia attraverso l'Italia, attraverso l'eccellenza dell'Italia. Andiamo a vedere di cosa si tratta.